Bentrovati, tra poco l'appuntamento con l'informazione. Caltanissetta Cantieri di Servizi protesta a oltranza dei lavoratori interessati che chiedono di incontrare il sindaco Campisi. Ci rivolgeremo al presidente della Repubblica, iniziativa dei comitati di quartiere dopo l'aumento delle tariffe idriche. Incontrare il Papa è stato straordinario, parla Don Dario Criscuoli, sacerdote nisseno a Roma. A tra poco. Bentrovati, nuovo appuntamento con l'informazione. Caltanissetta Cantieri di Servizi protesta a oltranza dei lavoratori interessati che chiedono di incontrare il sindaco Michele Campisi. Prosegue il sit-in dei lavoratori dei cantieri di servizio qui ad oltranza, a Palazzo del Carmine. Sì, ci troviamo oggi a rappresentare ancora una volta delle problematiche sociali veramente gravi. La situazione è drammatica in quanto trattasi appunto di famiglie bisognose e quindi l'amministrazione comunale di Caltanissetta, come tutte le altre amministrazioni, devono prendere una volta per tutte una decisione di portare avanti queste problematiche senza staccare questo servizio, visto che la Regione Sicilia ogni anno eroga i fondi per continuare. Abbiamo visto anche in questa finanziaria che già sono stati erogati 6.400.000 euro, quindi l'attesa di tutta la procedura burocratica che viene messa in atto nei confronti di questa classe sociale deve cessare. Questo è il nostro grido, la nostra testimonianza, affinché non vengano persi nemmeno un euro, perché un euro donato a questi signori rappresenta una sopravvivenza, per altri può significare quasi niente. Noi come si può uscire fuori da questa situazione? Si può uscire che una volta per tutte le amministrazioni che utilizzano questi lavoratori facciano la loro parte con scelte coraggiose di chi amministra i paesi e le città di dare una continuità a questi lavoratori senza staccarli, perché il perso è il perso, quindi se loro iniziano a lavorare da giorno 20, dall'1 al 20 non percepiranno un euro e nel mese di febbraio si ritroveranno a non avere uno stipendio. Quindi il nostro problema è quello di far sì che questa cosa non accada, già iniziando da quest'anno. Quindi siamo qua a chiedere con forza che vengano riammessi immediatamente al lavoro, senza sì e senza ma. La nostra posizione resta ferma e determinata, perché stiamo parlando di una situazione veramente grave, di un disagio sociale enorme, considerando la crisi che sta attraversando oggi il nostro paese. Le amministrazioni, come i governi regionali e nazionali, sono proiettati ormai a dare risposta a questo comparto. Cosa farete nelle prossime ore? Nelle prossime ore siamo in attesa di parlare con l'amministrazione, il sindaco che stiamo attendendo che ci riceva. Abbiamo avuto un primo approccio con il segretario, dove si sta attivando a capire se all'interno della finanziaria vi è una norma che prevede le somme retroattive, quindi per non perdere niente. E quindi siamo in attesa di queste risposte. Cosa direte al sindaco? Diremo sostanzialmente quello che abbiamo detto fino adesso, di fare una scelta coraggiosa come amministrazione e assumersi le proprie responsabilità nei confronti di questi lavoratori che sono utili alla città, sono utili all'amministrazione dove vengono utilizzati in settori chiavi come le mense, custodie eccetera eccetera, dove vengono sostituiti in questo momento visto che loro sono fermi. Quindi tutti assieme facciamo uno sforzo affinché diamo una risposta significativa e coraggiosa in confronti di questa categoria. Ci rivolgeremo al Presidente della Repubblica, l'iniziativa e dei comitati di quartiere del capoluogo nisseno dopo l'aumento delle tariffe idriche. Si torna a parlare di acqua e di aumento delle tariffe idriche tra i comitati di quartiere dopo un incontro tenutosi poche ore fa. Continuiamo a parlare di acqua, anche perché abbiamo visto che il problema è estremamente importante, perché è un problema che coinvolge le istituzioni, perché in tutto questo bailame che è successo sugli aumenti e tutto quello che si dice, i politici e le forze sociali hanno osservato un silenzio quasi sacrale, cioè non li troviamo a fianco dei cittadini.
l'unico che si è dimostrato disponibile verso questa problematica è il segretario generale della CISL, che ha dichiarato di condividere il problema e di andare avanti al nostro fianco. Il problema che noi abbiamo affrontato, che è quello degli aumenti spasmodici che sono stati fatti negli ultimi anni, specialmente nel 2013, che è stato aumentato del 13% la bolletta dell'acqua, e quello che si prevede per 2014, che si prevede un aumento del 24-25%, sono delle cose inaudite, perché è stato superato addirittura l'esito del referendum dell'acqua. Se ricordate, nel referendum dell'acqua è passato il fatto che l'acqua è un bene pubblico e non può essere, come dire, non può essere dato in gestione ai privati per farne business. Però il governo ha superato questo ostacolo, l'ha superato addirittura abolendo gli ATO idrici, abolendo il potere degli ATO idrici e passando la mano all'autority dell'energia. Tant'è che è l'autority dell'energia che stabilisce gli aumenti che debbono essere fatti. Perché il contratto prevedeva, per esempio, che nella revisione dei costi, un aumento del 5%. L'autority, con la formula che ha mandato al lato, ha acclarato l'aumento del 13%, 13,50%. Per cui sono delle cose che devono essere affrontate nella maniera più giusta che si può. Quali azioni avete deciso di intraprendere? Ecco, stavo arrivando proprio a questo. Noi abbiamo contattato dei legali che stanno studiando la situazione sia del contratto che della gestione dell'acqua. E poi affronteremo il problema. Ci sono due ordini di problemi che devono essere affrontati. La prima è la quota fissa, perché la quota fissa non dovrebbe esistere da quando hanno abolito il consumo degli 80 metri cubi. Perché facendo pagare la quota fissa rispetto agli 80 metri cubi, noi andiamo a pagare una cosa all'anno, già inizialmente una cosa come 25 euro in più, perché gli 80 metri costavano 55 euro, la quota fissa, che prima era 16 euro, ora l'hanno portata a 17 euro, quindi sono 74 euro all'anno, sono già 20 euro in più che paghiamo sulla quota minima che si dovrebbe pagare, e poi l'acqua viene pagata tutta come se fosse eccedenza. Quindi c'è un discorso che deve essere affrontato nella maniera più giusta. Perché dico questo? Perché noi siamo intenzionati, adesso avremo un incontro con la CISL, con il segretario generale Gallo, in maniera tale da vedere quali sono le azioni che possiamo portare avanti in comune. Siamo intenzionati, sul suggerimento dei legali, siamo intenzionati anche a coinvolgere il Presidente della Repubblica su questa problematica, perché il Presidente della Repubblica è il garante della Costituzione. La Costituzione dà il potere ai cittadini del referendum, ma i referendum vengono a essere calpestati. Non parlo soltanto di quello dell'acqua. Oltre a coinvolgere il Presidente della Repubblica, noi, su suggerimento dei legali, ovviamente, perché si sta studiando tutta la situazione, la cosa che chiederemo perentoriamente è la rescissione del contratto, perché il contratto deve essere rescisso, l'acqua è pubblica e deve essere di gestione pubblica, non può essere gestita dai privati. Chi incontrerete? Noi già abbiamo chiesto l'incontro con il commissario della provincia, che è anche commissario del lato. E ci ha convocati per giovedì giorno 16 alle 9:30 alla provincia, proprio per affrontare questo tipo di problema. I politici si debbono pure svegliare, perché debbono essere pure interessati. Noi stiamo cercando di interessare anche i deputati regionali e i deputati nazionali sull'argomento, perché siccome è un problema istituzionale, è un problema politico, deve essere risolto anche a livello politico. I carabinieri hanno fermato Karl-Heinz Fato, 59 anni, tedesco, da qualche settimana a Ribera, in esecuzione di un mandato d'arresto europeo, dovendo espiare la pena di 2 anni e 2 mesi di reclusione per truffa continuata, frode informatica e favoreggiamento fra il 2008 e il 2009. L'uomo è stato rinchiuso nel carcere di Sciacca a disposizione dell'autorità giudiziaria. Un nuovo ambulatorio a Caltanissetta in via Malta per monitorare diabete e ipertensione. È attivo da oggi il nuovo ambulatorio a gestione integrata per il monitoraggio di patologie croniche come diabete e ipertensione.
Sì, vogliamo offrire ai cittadini della città di Caltanissetta, ma in senso lato a tutti quelli del distretto, dei paesi limitrofi, sempre più servizi territoriali che permettano di gestire malattie che poi alla fine hanno e debbono avere una valutazione polispecialistica. Il diabete e l'ipertensione sono proprio due delle malattie più frequenti, nella sola città di Caltanissetta ne abbiamo più di 3.200, con un incremento di 300 diabetici all'anno. Questo ha un costo per il sistema sanitario regionale, ma soprattutto un diabete che non è trattato, che non è monitorato, determina una bassa qualità della vita per i pazienti. E noi vogliamo occuparci di questi pazienti, quindi abbiamo deciso di attivare presso il poliambulatorio di Via Malta, in cui insiste il PTA, che è il punto territoriale di assistenza, un ambulatorio a gestione integrata nel quale verranno monitorate queste due patologie, il diabete e l'ipertensione. Vogliamo che la gente venga direttamente presa in carico da noi, insieme alla collaborazione preziosa che svolgono i medici di medicina generale, e possa essere eseguita in tutte le fasi dell'evolversi della patologia. In una prima fase funzionerà il martedì, il giovedì e il sabato dalle 9 alle 13. Abbiamo un numero di telefono che è lo 0934 506 808 nel quale gli utenti potranno chiamare e potranno pure prenotarsi. Non escludo di ampliare l'offerta man mano che ce ne dovesse essere necessità. Come si potrà accedere? Allora, si potrà accedere tranquillamente, è un accesso libero, è evidente che saranno i medici di medicina generale o qualunque altro presidio, quale un pronto soccorso, un PPI, che debba rendersi conto che la persona va valutata in maniera più attenta e più particolareggiata, che potrà dire al paziente di recarsi presso questo ambulatorio o direttamente prenotare lui mettendosi in contatto con il medico responsabile. Come è andato il primo giorno di lavoro in questo ambulatorio? Primo di giorno di lavoro devo dire bene, perché ovviamente daremo il tempo di diffondere la notizia, che la gente venga a conoscenza. Intanto abbiamo svolto già due visite, ci sono già delle prenotazioni sia per sabato che per il prossimo martedì. Io credo molto in questa attività e penso che possa essere un grande sostegno per i pazienti diabetici e ipertesi, i pazienti che sono sempre più giovani ad essere coinvolti nella patologia, e potremmo essere quell'anello di congiunzione tra il medico curante e lo specialista diabetologo e dare la possibilità di essere seguiti e accompagnati per mano in questo percorso. Si è insediata la nuova giunta distrettuale dell'Associazione Nazionale Magistrati. Presidente è stato eletto Fernando Asaro, segretario Renata Giunta, tesoriere Vittorio La Placa, componenti Maria Giovanna Romeo, Stefano Luciani, Antonio D'Antona e Giovan Battista Tona, presidente uscente. SOS TCS da Contrada Santuzza a Caltanissetta, quanti cani abbandonati, intervengano le istituzioni. SOS TCS da Contrada Santuzza, perché? Perché ci sono troppi cani abbandonati. Due settimane fa hanno abbandonato una cucciolata di 4 cuccioli che ancora sono qui. Gradirei che le autorità competenti se ne occupano al più presto. È vergognoso. Lei ama i cani? Io li amo. Loro mi hanno aiutata ad andare avanti, dove tutti i giorni porto da mangiare e mi aspettano. Perché si abbandonano questi cani secondo lei? Perché, ora le dico subito, le persone giustamente o perché non hanno soldi per portarli in clinica a sterilizzarle, quindi non hanno un aiuto, o per cattiveria li prendono i cuccioli, meno di un mese vengono abbandonati in questa strada. Oltre ad essere, non è una strada, è una discarica. Questa è una vera discarica. Ci fermiamo per la pubblicità, a tra poco per la seconda parte.
Con riferimento alle recenti dichiarazioni del deputato regionale Calogero Firetto, scrive il commissario dell'ASP di Agrigento Salvatore Messina. In una nota rassicura di comprendere appieno le questioni da governare e precisa che non considera normale il trasferimento di un paziente ad altro presidio ospedaliero in caso di guasto delle apparecchiature tecnologiche, lo considera semmai necessario e indispensabile per garantire al paziente stesso l'assistenza sanitaria di cui ha bisogno. Il testo integrale dell'intervento su tcsnews.tv. Incontrare il Papa è stato straordinario, parla Don Dario Criscuoli, sacerdote nisseno, a Roma. Abbiamo al telefono Don Criscuoli, un sacerdote nisseno che si trova a Roma per svolgere il suo ministero sacerdotale e dove ha incontrato Papa Francesco. Che emozione è stata? Ma un'emozione unica, doveva essere una visita strettamente privata nella mia parrocchia dove svolgo il servizio da circa poco più di un anno, ma la visita ha messo a soqquadro l'intero quartiere, perché Papa Francesco ha deciso di venire qui in parrocchia appena due giorni prima della visita effettiva. Mi aveva chiamato il giorno 3 e mi ha detto che sarebbe venuto poi il giorno 6, nel pomeriggio dell'Epifania. Noi ci troviamo all'estrema periferia della capitale, dove abbiamo allestito un presepe vivente già da un anno. L'anno scorso è stata la prima edizione, quest'anno la seconda, un po' una piccola Betlemme con 200 figuranti ricostruita intorno alla parrocchia, con botteghe, stalle, osterie, scene di vita comune del tempo di Gesù. E quindi il Papa, avendo accolto la richiesta dei nostri giovani, ha deciso di venire a trovarci. È stato un bellissimo momento. Di cosa avete parlato? Ma guarda, dopo la visita è iniziata, l'incontro è iniziato con una visita del Pepe, poi il Papa, dopo un breve momento di preghiera personale, ha cercato di salutare uno per uno tutti i figuranti, ha salutato poi la mia famiglia che, come sapete, risiede lì a Caltanissette, i miei fratelli, le mie sorelle, una delle quali risiede a Trieste. E poi una scena molto bella, particolare, è stata quando uno dei pastori gli ha messo sulle spalle un agnellino, e un po' quella è stata la sintesi, ed è la sintesi di tutto il suo pontificato. Poi è stato molto spiritoso, i falegnami gli hanno regalato un bastone e lui ha chiesto: ma lo devo usare per appoggiarmi o per bastonare qualcuno? Per cui tutto si è svolto in un clima di giovialità, tra sorrisi, carezze, per tutti quanti. È un lungo giro per il cortile, tutti gli spazi della parrocchia erano stati adibiti a presepe e tutto il giro del cortile ha impiegato il Papa quasi un'oretta. Poi lui si fermava ogni tanto, più volte ha tirato fuori il fazzoletto per il raffreddore, ma ha anche costretto la sorveglianza a un lungo slalom tra spazi angusti che non erano predisposti per accogliere tanta folla. Alla fine della visita al presepe poi mi ha chiesto anche di andare a salutare la gente che stava fuori nel parcheggio della parrocchia. C'erano più di 400 bambini riuniti lì fuori, i bambini del catechismo, e i bambini che lo hanno accolto con entusiasmo incontenibile. Ha fatto anche una breve interrogazione come farebbe un maestro, ha chiesto: credete che Gesù resta con noi e anche dopo Natale? E tutti i bambini: sì. E poi ancora ha detto: e ancora, ma credete che Gesù vince il diavolo? Sì. Ecco, bravi, bravi, bravi i catechisti che li avete istruiti bene. Chi è Papa Francesco da vicino? È un uomo normalissimo, un uomo, e lui tiene a questo, a precisare che è una persona normale, che è un parroco particolare, perché lui è Papa, però tiene a precisare che, e lo mostra, non soltanto lo dice, lo mostra, che lui è una persona normale, è una persona debole, come spesso ci ha detto, un peccatore, come lui spesso ci ha detto. In più occasioni non ha negato la necessità che anche lui di confessarsi, lo ha detto spesso durante le udienze. Per cui ti mette subito a suo agio. Siamo stati un'ora e mezza insieme con una serenità che mi ha davvero impressionato. Io ancora devo realizzare tutto quello che è successo, però
è stato tutto molto bello. Avete parlato di Caltanissetta, di un'eventuale visita nel cuore della Sicilia? No, non c'è stato il tempo, però potete fare anche voi delle lettere, perché lui le legge tutte, mettendo il numero telefonico vostro, sicuramente a qualcuno toccherà la sorte di avere, di ricevere la telefonata del Papa, come è successo a me. Poi l'indomani della visita mi ha anche telefonato per ringraziarmi dell'accoglienza e mi ha detto: sono stato proprio bene, un bellissimo pomeriggio dell'Epifania. La Dante Alighieri a Caltanissetta, 1895-2014, mostra documentaria, Palazzo Moncada, Museo Tripiciano, venerdì alle 17.30. Previsti gli interventi del prefetto Carmine Valente, del sindaco Michele Campisi, del presidente di Confindustria Sicilia Antonello Montante, del segretario generale della Dante Alighieri Alessandro Masi e del presidente del comitato provinciale Marisa Sedita Migliore. Ecosostenibilità, premiato un progetto degli studenti dell'ITC Rapisardi nell'ambito di un concorso nazionale. Ecosostenibilità, premio per una classe del Rapisardi nell'ambito di un progetto nazionale. È stata una bella esperienza, anche quest'anno la professoressa Perricone ci ha coinvolto in questo progetto che ci è interessato molto. Si trattava per l'appunto di mettere in mostra le nostre idee per quanto riguarda lo sviluppo di una città ecosostenibile e che si basa per l'appunto sullo sfruttamento di risorse come ad esempio l'eolico o l'energia solare. Ci siamo impegnati molto, ci siamo divisi in quattro gruppi per poter portare a termine diversi progetti e partecipare per l'appunto al concorso indetto da Play Energy. È stata un'esperienza che comunque ci ha arricchito molto ed è stata molto importante per noi, anche perché abbiamo avuto diversi incontri con le autorità, come ad esempio quello col sindaco Michele Campisi o anche con la dottoressa Rossi, che ci ha chiarito alcuni punti molto importanti del concorso e visionato le bozze del nostro lavoro. Molto importante è stato anche l'incontro con l'ingegnere La Piana di Enel, che ci ha chiarito diverse cose per quanto riguarda le risorse energetiche. Cosa prevede il vostro progetto? Il nostro progetto prevede la creazione di una città, una smart city ideale, dove al vertice è concentrata l'energia ad esempio dell'idroelettrica. Sono previste infatti la presenza di diversi corsi d'acqua, ma è molto importante nella nostra smart city ideale anche l'eolico e l'energia solare. Inoltre abbiamo previsto la presenza di giardini pensili in tutti gli edifici della città per dare per l'appunto un cuore verde alla nostra città. Un progetto realizzabile da queste parti? Un progetto realizzabile da queste parti relativamente, perché c'è bisogno dell'impegno di tutte le istituzioni e anche delle persone per poter raggiungere uno scopo comune che comunque vede il bene della collettività e non solo di alcune persone. Anche a Caltanissetta i giovani hanno delle idee preziose. Veramente, guardi, questo progetto nato da Play Energy e si è coniugato con la disponibilità ovviamente dell'Istituto Tecnico Commerciale Rapisardi, la cui classe scelta appunto è stata guidata dalla professoressa di scienza, la professoressa Emilia Perricone, voglio dire ha segnato un momento importantissimo per la nostra città. Intanto l'Istituto Tecnico Commerciale è la terza volta che è stato premiato, ecco, proprio per la possibilità di ideare, di progettare una smart city all'insegna dell'ecosostenibilità. E ha suggellato questo progetto non solo il patto scuola extrascuola, ma quello ancora più importante, il patto tra le generazioni. Le generazioni cioè fanno in modo che le future possano avere un futuro. Vi lascio alla rubrica Salute e Benessere dopo la pubblicità. Buon proseguimento.